Il sole che si insinua nei vicoli del borgo antico, la luna e gli scogli che assieme si specchiano nel mare. Chi vive a Polignano con la luce ci convive, ma a Peppino Campanella, un architetto dallo spirito artistico, la luce riesce persino a manipolarla. A metà strada tra design e arte, tra bellezza e funzionalità, la Peppino Campanella Light Objects trova ispirazione in una bottega ricreata all'interno di un vecchio frantoio, con una splendida terrazza a picco sul mare. Qui, dando sfogo ed espressione ad un'ispirata manualità artigianale, Campanella realizza oggetti d'arredamento come lampade, specchi luminosi, contenitori in vetro fuso, tutti unici e diversi tra loro. Devo dire che ho sempre avuto una certa attrazione per la luce, forse anche andando indietro a quando mio padre faceva il noleggiatore di flipper, no? Lui aveva questo magazzino che era pieno di flipper, di jukebox. Ciò che mi piaceva era andare in questo magazzino, spegnere tutte le luci, accendere tutti i flipper e poi vedere un po' i bagliori che facevano un po' questi apparecchi elettronici. Quindi sono sempre stato attratto dalla luce. Nel contempo devo dire che ho sempre avuto una predisposizione, una propensione per la realizzazione delle cose un po' con le mie mani, con quello che avevo a disposizione. È la prima occasione che per una mia compagna che aprì una libreria a Cisternino, le studiai tutti gli arredi di questa libreria li feci utilizzando dei materiali che avevo a disposizione. Siccome stavo facendo un progetto di architettura dalle parti di Cisternino, c'era un cantiere, quindi c'erano dei materiali, io avevo a disposizione dei blocchi di tufo, di pietra calcarea, no? Con cui si fanno le costruzioni qui in Puglia, e poi tutti gli strumenti dei muratori. Quindi realizzai su questo cantiere, mentre facevo direzione dei lavori, diciamo, no? Da architetto, questi libroni di tufo che servivano da sostegno per delle scaffalature in legno. Quindi una roba molto semplice, però alla fine era ad effetto, perché avevo fatto questi tomoni che erano dei tufi lavorati. I muratori erano veramente divertiti da sta faccenda, perché mi dicevano che loro, un architetto così, non ce l'avevano mai visto, perché io mi sporcavo molto più di loro, perché loro poi quando lavorano c'hanno probabilmente più tecnica, io invece ci andavo proprio di istinto e quindi mi combinavo veramente peggio di loro. In realtà i primi lavori non avevano nessuna forza, non avevano molta forza espressiva, perché erano realizzati con dei vetrini che trovavo al mare, con dei tufi che mi lavoravo. Poi alla fine riproducevo delle forme marine, le prime lampade che ho fatto, tipo il polpo, facevo delle conchiglie, delle robe più da cameretta per bambini, però fatte con un certo. Insomma, il fatto è che me le ficcai in una valigia e partì in una valigia. Tre valigioni e mi portai dei lavori fatti in tufo, i primi lavori fatti con la fusione in metallo, con cui adesso incastono i vetri, era l'epoca dove eravamo col piombo. Pesantissimo, e sono partito in treno a Parigi con questi valigioni carichi di cose super pesanti. Questo viaggio a Parigi comunque finì che lasciai questi lavori in esposizione in dei posti in centro, posti molto belli, che però poi dopo 2 anni cambiarono gestione. Insomma, questi lavori di Parigi io li ho persi. Ho prodotto un'altra serie di lavori e li ho portati prima a Torino, poi a Milano. Seguendo un certo istinto, diciamo, no? Perché in realtà compravo delle riviste di arredamento, vedevo un po' quei negozi che un po' venivano un po' nominati, che facevano delle pubblicità o che comunque c'erano dei redazionali che li riguardassero, e quindi decisi Eclettica, Delmos, 10 Corso Como, tutti questi posti che erano rinomati. Eclettica poi tra l'altro era un posto storico, forse il primo che faceva in Italia ricerca sul design, no? Però sono partito un po' sprovveduto, cioè non pensavo, cioè da bravo pugliese non abituato a certe dinamiche, più da città, quindi io partivo con questi oggetti luminosi ficcati nel bagagliaio della macchina e andavo, dicevo, scusi, sono Peppino Campanella, volevo farle vedere dei lavori, che c'ho pesantissimi lavori. E così mi sono fatto 3 belle andate a vuoto a Milano, fino a quando è successo che ho accompagnato un'amica a casa di un suo amico. Era un DJ di Radio Capital, aveva una casa meravigliosa con un sottotetto, un ex un edificio industriale, con un sottotetto, un sottotetto meraviglioso, gigantesco, un loft bellissimo. E io fui ospitato praticamente da Marco Sanseverino. E lui intanto fu molto gentile, ma poi fiutai qualcosa, dissi, pensai, visto che non riuscivo a mostrargli i lavori,
perché tirarli fuori dalla macchina, montarli, non c'era tutto quel tempo, chiesi a Marco il permesso di poterli tirare su a casa sua, poterli montare in casa sua e invitare della gente a venire a vedere a casa. E questa cosa funzionò, perché Samuele Mazza, Teresa Genova di Cretti, Carica Calli della Galleria Internos, vennero tutte e tre, perché gli piacque questa idea di venirsi a fare un aperitivino a casa di una persona, eccetera, eccetera. E ebbe degli ottimi consigli, che mi fecero capire che comunque c'era qualcosa ancora da rivedere, perché gli oggetti dal punto di vista comunque illuminotecnico avevano delle grosse carenze. Mi sono ritrovato in un periodo a corto di materiale, a corto di vetri lavorati dal mare, pochi scarti di Murano, poi per un finì in una vetreria industriale, che veniva vetri all'astro, che serviva il vetro per una finestra normalmente, e passai davanti alla loro discarica del vetro, c'erano dei lastroni di vetro di un certo spessore che erano lì, che dovevano buttarli perché erano graffiati, non ricordo, no? E io gli ho chiesto se li potevo prendere, e loro mi permisero, cioè li presi e me li portai nel laboratorio. Non li portai nel laboratorio, mi piacevano, no? Perché comunque il vetro acquamarina, quello normale di vetreria, illuminato nel taglio, a seconda della lunghezza, dà dei riflessi di verdone che cambiano, che sembrano quasi simulare le profondità del mare. Cioè, quando l'acqua è bassa è verdina, quando è profonda è verdone. Quindi è la stessa cosa, si comporta come acqua solida. Quindi già questa cosa mi piaceva. Comunque li ruppi accidentalmente, recuperai tutte le punte più acuminate e senza levigarle, assolutamente taglienti, realizzai un oggetto pensando, no? Non vendere per non vendere, questo non se lo comprerà sicuramente nessuno. Mi ricordo che andai a casa di Samuele, tirai fuori i primi lavori, sempre decorati un po' arabeschi, eccetera, eccetera. E poi dissi, guarda Samuele, ho fatto questo, che è veramente tagliente, pericolosissimo, te lo faccio vedere perché comunque l'effetto mi piace. E dopo lo toccò, sentì pericoloso, e disse, mi piace, lo voglio. E se lo comprò, 500.000 lire, per me è un sacco di soldi, perché rimasi stupito. E dopodiché Teresa Ginori di Eclettica mi chiese di fargli delle forme che lui mi aveva disegnato, tutte con queste schegge di vetro impazzite, assolutamente taglienti. Incredibile, cioè ci sono, a me viene da ridere perché oggi, adesso che li levigo, sono meno pericolosi i lavori, mi viene da dire che ho una trentina di lavori a piede libero che sono, però che succedeva? Quando io prendevo una lastra e la rompevo accidentalmente, questa lastra si riduceva in tanti pezzettini insignificanti, che erano quadratini piccolini e non delle punte acuminate, però ogni tanto venivano fuori delle scheggine che erano come dei quarti di lente, che attraversati dalla luce la rifrangevano perfettamente e qualsiasi fonte luminosa non abbagliava assolutamente se fatta attraversare attraverso questo vetro, che si comportava come un prisma esattamente. In quel momento, siccome mi dispiaceva andare a prendere del materiale dalla vetreria, romperlo e utilizzarne un terzo, ho iniziato a razionalizzare l'uso del materiale. Ho scoperto come si ricavavano queste scheggine, me le sono e ho iniziato a lavorare. Poi alla fine, a posteriori, a priori mi sono ispirato, diciamo, alla maniera di lavorare, la maniera in cui i paretari fanno i muretti a sé. Hanno un martello che ha una specie di punta scalpello acuminata, danno il colpo alla pietra che si rompe più per la vibrazione che per la forza impressa. E mi feci un martelletto con questa punta un pochino acuminata e mi lavoravo il vetro, pensavo. Poi, a posteriori, diciamo, è la stessa tecnica che usavano gli uomini del Neolitico per farsi le selci. La selce non è altro che vetro allo stato naturale, quindi loro si ricavavano, lo scheggiavano, scheggiavano la selce e si facevano i coltellini, le punte di frecce, tutto quello che si fa. Quindi praticamente questa non è una tecnica, è proprio la tecnica, non una tecnica. E quindi in questa maniera io ho iniziato a razionalizzare l'uso del materiale. E oggi, diciamo, lavoro in quella direzione, cioè continuo a guardare come il vetro per traverso. Il mio lavoro è soltanto capire come, facendo attraversare il vetro dalla luce, si possano ottenere degli effetti un po' particolari, quasi alla ricerca di un po' di effetti speciali, sempre partendo dal fatto che amo fare i lavori con quello che ho. Un'azienda che non potrebbe essere altrove, una piccola realtà che vive in necessaria simbiosi con l'ambiente a cui si ispira e di cui si alimenta con voracità.
Le pietre smussate dal mare, i vetri testati con la luce del sole, la salsedine come collega quotidiana. Che mi permette di stare qui a Polignano, di lavorare e comunque di portare i miei lavori fuori, quindi di darmi questa apertura e questo sfogo all'esterno, diciamo, no? Però mai e poi mai cambierei questo paese con nulla al mondo, perché penso di avere la salsedine nel DNA. Rete Economy, la nuova visione dell'economia.